facciamo rigore nettissimo sul germinato. Partiamo da quello o partiamo da una ripresa che è stata una cosa un po' di altri temi? Ma partiamo dall'analisi, sennò mi complico un po' con le cose. Partiamo dal primo tempo, non eravamo brillantissimi e aggressivi come in altre circostanze, però abbiamo avuto due palle gol clamorose, lo stesso, dove è stato molto bravo il loro portiere, una su Mazzocco, una su una respinta di Cristian. Anche se non eravamo aggressivi e non riuscivamo a gestire la palla in un certo modo. Il secondo tempo è stato diverso, nel senso che insomma anche commentarlo non è facile dal mio punto di vista. Sapevamo che loro sono una squadra forte, però sono state troppe situazioni, insomma, che mi hanno lasciato tanti dubbi. Voglia di andare ad analizzarle, probabilmente nella mestiere di qualche un altro settimana scorsa hanno creato qualche cosa di diverso. Onore al Pordenone che ci ha battuto in casa, la prima sconfitta che facciamo, c'è rammarico. Però il calcio è anche questo, bisogna accettarlo. Degli strepi è un grande rammarico, ripeto, perché al di là di tutto voi siete bravi a fare il vostro lavoro, andrete voi ad analizzare tutto il resto. Noi potevamo sicuramente fare meglio, non ci sono giustificazioni, l'ho detto subito, all'inizio non è stato come l'intento di farlo. Poi il secondo tempo è stata una partita particolare, nel senso che siamo andati sotto pesantemente, la squadra però non ha mollato di un centimetro, è andata avanti, ci poteva stare anche il pareggio, perché oltre alla situazione finale, dopo se non vado errato, la palla arriva a Nicola, Madonna, può fare gol anche lui, c'è stato il colpo di testa di Cristian, insomma la squadra ha dato tutto, partendo per il risultato, però bisogna accettarlo e non andare a cercare scuse all'invio di tempo, ci può essere una giornata storta di un giocatore, di un allenatore, di tutti. È chiaro che queste gare si decidono spesso quando c'è molto equilibrio, di forze, dai particolari, dalle situazioni che si possono creare durante la gara. Oggi direi che è stato deciso da queste situazioni che si sono create. Il risultato finale, poi potevamo vincere, perdere, non recuperare, insomma, tutto il resto, però troppe situazioni, insomma, che dobbiamo andare ad analizzare veramente fretta. Fine partita, insomma, dall'arbitro, per allontanare più i tuoi giocatori, innanzitutto, ma poi si è avuto qualcosa l'arbitro, ho stretto la mano, come sempre, ho cercato di portare via i giocatori, perché chiaramente un episodio così nel finale porta nervosismo, non volevo insomma che esagerassero con le proteste. Tornando un attimo però alla situazione, il primo tempo che non vedo come purtroppo però che siete stati un po' troppo sbagliati nella domanda recuperata. A quel punto c'è qualcuno che dica a me, invece dopo 3 minuti avete preso 3 gol di testa di arma. Cioè lì il tuo capito che ha fatto il difensore, sì, giustamente come dice lei, come ho rimarcato, non avevamo la cattiveria agonistica delle altre gare, perché effettivamente abbiamo preso il gol su pallina attiva dal loro giocatore più forte in questo tipo di situazioni che conoscevamo. C'è stato un errore al di là della bravura dell'avversario, perché ha colpito di testa da solo. Ci siamo complicati ancora di più la vita, perché pareggi, vai su, insomma, cerchi, hai rimesso in piedi la gara, vai sotto ancora, dovevamo gestire un attimino meglio quelle situazioni, però il trend
anche delle ultime gare ci hanno portato un attimino, hanno avuto una reazione rabbiosa, però ci siamo scoperti purtroppo e andiamo ad analizzare poi il resto delle situazioni anche sul terzo gol. Non so insomma che cosa bene sia successo, però effettivamente abbiamo commesso degli errori, se no probabilmente non avremmo perso la gara. Ripeto, si era visto subito dall'inizio che non eravamo aggressivi, cattivi, concentrati come in altre circostanze, però al di là di quello, se andate a rivedere, loro sì, hanno avuto un corso predominio territoriale, diciamo un po' più in fase avanzata, però noi abbiamo avuto due palle clamorose. Potevamo fare meglio, però dobbiamo domani mattina dobbiamo resettare, perché adesso dobbiamo andare ad affrontare una gara ravvicinata. Di positivo c'è che il quinto posto è rimasto. Quindi sì, di positivo sinceramente oggi vedo che comunque la squadra è viva, è rabbiosa, reagisce. C'è rammarico per non aver fatto punti al di là della situazione di classifica, in questo momento conta, però era più importante fare punti anche perché è talmente lungo e talmente ravvicinato quanto può succedere. Hai parlato prima dell'arbitraggio, riferendoti anche alle lamentele del Venezia dopo la partita di lunedì. Secondo te la direzione di gara oggi ha condizionato il risultato finale? Questo non aspetta per dire, analizzate voi, insomma, vedete, verificate voi le situazioni, c'è la tecnologia, c'è la televisione, fate voi una riflessione, io la farò, però non è. Il calcio è una serie di componenti, ma non mi va di andare ad analizzare, ripeto, facciamo colpa degli errori che abbiamo fatto per quanto riguarda il campo, l'aggressività, la cattiveria agonistica, tutto il resto non lo valuto. Ripeto, dico che comunque settimana scorsa in una gara ci sono state tantissime lamentele, è passato in secondo piano non da parte di Teppado, il risultato. Quindi non mi va di giudicare, sicuramente è inutile nasconderlo, avete visto tutti insomma quello che può essere o non essere successo, ci sono state tante situazioni dubbiose che può essere l'arbitro abbia poi fatto le scelte giuste, non sto dicendo in un modo o nell'altro, quello giudicatelo voi e ognuno può giudicare questo. Al Pagheme cosa si è fatto dal momento? Pagheme mi ha chiesto il cambio perché aveva un problema al ginocchio. Ecco, peccato anche che una partita del genere, come si fa vedere, si sta giocando su un terreno al limite della praticabilità per quello che si è visto da fuori. Non so se da lì hai avuto la stessa impressione. Sì, non era. D'altronde c'è stata una partita di settimana scorsa e il campo era in condizioni ottimali sicuramente, ha dovuto cercare di metterlo a posto il più possibile, però non era la palla non è già fluida come c'erano da tutte e due le squadre. A livello di occasioni penso che se meritavamo questo pareggio, loro ottima squadra, però potevamo benissimo pareggiarla. La gara aperta, insomma, lì mancavano 10 minuti, manca forse un rigore alla fine. Ma di rigore ce n'erano due, uno su di me al primo tempo, sul calcio d'angolo che mi ha tirato giù per la maglia e l'ultimo che era poco clamoroso. Non ce li è andati, è andato una loro, per quanto dubbio, però non parliamo degli arbitri, parliamo di noi che è meglio. Padova vivo, peccato per non essere riusciti a fare punti oggi. Peccato per gli errorini che sono passati, insomma, poi una rimonta che sembrava davvero clamorosa. Sì, beh, sicuramente mi hanno commesso gli errori, però li hanno commessi anche loro, perché comunque tre gol li hanno presi anche loro. Abbiamo giocato contro un'ottima squadra, ripeto, sicuramente potevamo fare un po' meglio, però ho visto una squadra comunque viva. Ecco, visto che alla fine comunque siete a cerchiare tutti all'arbitro, qualcosa avevate da dirgli, insomma, perché al di là che si può, forse un po' la tensione
Sì, beh certo, poi l'adrenalina di una partita così, però sicuramente secondo me, cioè, anche dalla dinamica, un giocatore che sta calciando in porta da 2 metri dalla porta, quindi praticamente gol sicuro, non si butta per terra. Sì, infatti quello che dicevo anch'io, Germinal anche da 2 metri dalla porta vuole segnare, cioè, o lo fa apposta per non pagarci la cena o non so. No, quindi già solo per la dinamica dovrebbe essere fischiato a rigore, in più c'era stata un braccio avvolto attorno al collo con tirata di maglia, cioè più di così non so cosa poteva fargli, però ripeto, guardiamo più la prestazione che su quelle che contano, il campionato è ancora lungo, dobbiamo continuare a migliorare e giocare con questa intensità. Si va in campo subito, quindi forse anche un bene a questo punto. Sì, noi tour settimanali fino adesso non sono stati molto favorevoli, dobbiamo cercare di invertire questa rotta. Grazie Cristian Tien. Grazie. Giusto nel secondo tempo, difensivi, abbiamo aspettato troppo la loro squadra, loro hanno tanta qualità, giocano bene, sapevamo la partita che dovevamo affrontare. Nel secondo tempo siamo usciti più sciolti, più spensierati per cercare di vincere la partita, la reazione è importante perché è un campionato difficile dove le squadre ti mettono in difficoltà nel momento in cui mollano un attimino. Noi abbiamo non mollato, ma abbiamo lasciato un po' a giocare a loro e abbiamo sofferto un po'. Poi la reazione è stata importante, se magari ci fosse stato un po' più di tempo potevamo anche pareggiare la partita. Senti, la grande reazione forse è stato il momento più bello della Padova di oggi. Una volta perso tutto, cioè sul 4-1 è uscito il miglior Padova che ha saputo reagire, ha saputo creare occasioni, e poi c'è da recriminare molto sull'operato dall'arbitro. No, sicuramente perdendo 4-1 devi fare qualcosina, devi rischiare molto per cercare di ribaltare una partita che sembra impossibile, ma poi alla fine l'abbiamo messa in gioco, ma non siamo riusciti a pareggiare. Come detto prima, siamo stati più spensierati, abbiamo rischiato di prendere anche un altro gol, ma con l'intenzione di andare a cercare di realizzare un altro gol che poteva fare la differenza. Poi l'operato dell'arbitro preferisco non parlare perché voi avete visto la tribuna, quindi abbiamo visto tutto quello che è successo in campo. Condizionano la partita, ti rispondono male, fanno i presuntuosi, quindi io preferisco, come detto al tuo collega, preferisco rimanere nel parere che loro sono veramente scarsi. Non voglio aggiungere altro. Allora, tu eri in campo, noi dalla tribuna abbiamo visto un rigore nettissimo per il Padova proprio all'ultimo minuto. No, ma quello che chiediamo in campo quando loro entrano negli spogliatoi a fare la chiama è che loro chiedono rispetto e collaborazione, lo chiediamo anche noi in campo, collaborazione, l'ho detto anch'io all'arbitro nel primo tempo, vogliamo solo la collaborazione, vogliamo che quello che fischi per un lato fischi anche per l'altro. Credo che sia la cosa giusta e la cosa normale da fare. Il rigore contro di noi ci poteva stare perché lui magari ha visto un tocco nella mia mano, ma io la mano attaccata al corpo non la posso staccare, quindi i criteri devono essere gli stessi da una parte e dall'altra. Il rigore su Germinale credo che sia solare, quindi parleremo di un'altra partita in questo momento, però che serve di lezione per cercare di mantenere la partita in equilibrio fino alla fine, per cercare di vincere sempre. Però il Padova ha dimostrato di poter dire la sua in questo campionato. Sì, il Padova c'è sempre, il Padova è sempre vivo. Siamo consapevoli di quello che possiamo fare, la squadra ha carattere, in alcuni momenti magari pecchiamo non di presunzione, ma ci spegniamo un attimino, ma poi ci riaccendiamo subito perché sappiamo quello che possiamo dare. Bisogna fare complimenti a tutti, dal primo all'ultimo, perché quasi ribaltare una partita del genere non è per pochi, quindi bisogna fare complimenti ai ragazzi per il carattere messo in campo. Al di là